Buonasera a tutti e un carissimo saluto dal borgo di Francavilla Angitola. Quest'anno speriamo di portare avanti un Natale ancora più bello, ancora più caloroso, perché assieme all'amministrazione comunale che ha curato soprattutto le luminarie del paese, delle contrade, un gruppo di volontari ha cercato di allestire le varie vie, le varie piazze con degli addobbi particolari, rendendo così veramente un Natale più bello, più caloroso. Un grazie anche all'associazione SAI che con i suoi ospiti ha allestito la casetta di Babbo Natale. Tutto questo, secondo me, rende più accogliente il borgo stesso, sia per noi che lo viviamo tutti i giorni, sia per coloro i quali vengono da fuori per trovare i parenti, ma per visitare il borgo stesso. Io, a nome dell'amministrazione, esprimo grande soddisfazione per tutto quello che è stato fatto e quello che si sta facendo. Tra l'altro, abbiamo indetto anche un premio per il borgo più bello perché, come dicevo prima, tanti volontari hanno creato degli addobbi in vari punti del paese. Quindi, subito dopo le feste, nel mese di gennaio, la commissione che ha già visto il giorno dell'Immacolata con l'accensione dell'albero questi lavori si esprimerà e darà una valutazione. Anche l'albero che è alle mie spalle quest'anno è molto più pieno, molto più bello. Un ringraziamento va anche alla compagnia di canti natalizi francavillesi che quest'anno, come non mai, sta lietando con i loro strumenti e i loro canti tradizionali tutto il paese e anche le contrade. La cosa straordinaria che ho potuto notare è che in questo momento di festa un gruppo di persone di varia estrazione sociale si sono ritrovati e portano avanti con grande allegria questa tradizione. Quindi ben venga anche questo e un grazie per tutto quello che fanno per il paese e la nostra comunità. Tutto questo appunto per vivere questo Natale in serenità. Colgo anche l'occasione per porgere un caloroso augurio a tutti i francavillesi, non solo presenti qua sul territorio, ma che che si trovano a vivere su tutto il pianeta, perché noi abbiamo purtroppo tantissimi emigrati, non solo in Italia, ma anche all'estero. Quindi anche a loro, un grandissimo augurio di buon Natale e di buon anno.